Buonasera a tutti, come va? Come state? Ciao Witch. Ciao Witch, dov'è la camera? Eccola qua. Com'è? Che stanchezza. Ci siamo. The One di A Big Quest, finalmente. L'aspettavo da 2 anni, 3 anni, quando è che l'avevano annunciato? Stanchino, ma tutto bene, che lo dici? Mi sto sforzando di fare sta live perché voglio farvelo vedere. Sto gioco è incredibile, per cui merita di sprecare, perdere, no, di usare un'ora che potrei usare per il sonno per farvelo vedere. Non ve lo faccio vedere da Commodore 64 fisico perché non c'ho cazzo di montarlo in questo momento. Sabato sicuramente ve lo farò vedere da Commodore, vero? Per ora lo facciamo da emulatore, ok? Mi perdonate? Sì? Grazie. Allora. È uscito su cartuccia per questo motivo. Il team si è chiamato P18. E ciao Vilit, ed è uscito solo su cartuccia e non su file dischetto e cose del genere perché è un gioco enorme. Vedremo durante il gioco, vi dirò qualche aspetto tecnico, però già schermate di caricamento, sintetizzazione vocale, musica incredibile. Partiamo. A game by Antonio Savona, certo. E Morissette. Alan, non so se è Alan o Alain Morissette, comunque è un disegnatore della DC. E l'idea del gioco è sua. Musica e effetti sonori di Aldo Chiummo e Gaetano Chiummo. Non so se sentiamo la musica. Non sentite la musica, aspetta, eh. Ora dovreste sentire la musica. Sono scemo. Per cui resetto perché non avete sentito. Scusate. Resetto. Abbasso un po'. Mi copre anche. Che arroganza. Ciao Ark, ben arrivato. Ho aspettato un po' a partire perché qualcuno mi ha detto che mi avrebbe raidato, solo che, data la sua memoria leggendaria, probabilmente si è dimenticato. Fa niente, fa niente. Ah. Avete sentito la sintetizzazione vocale adesso? E adesso sentite la musica. Si ricorda? No, ormai la live l'ha chiusa, per cui non. Non è quello di cui ti. Non è quello a cui ti riferisci tu, Witch. È un altro, dalla memoria leggendaria. Come vedete anche la schermata del titolo ha schermate differenti. Il maiale che prima insegue uno scheletro, poi scappa da due scheletri, poi ritorna con un'armatura diversa che fa scappare i due scheletri. Gli highscore che sono di nomi improponibili. Fantastico. Vabbè, partiamo. Ok, abbiamo qui la selezione della difficoltà, che c'è il Piglet, porcellino. Young Gog, giovane maiale, oppure Wild Boar, che è il cinghiale selvaggio, che ovviamente è la difficoltà maggiore. Io partirò come Cute Piglet, perché se ne è. E primo mondo, vai. Level 1, Dante Dungeons. Guardate la bellezza di queste schermate. Thank you.
Camping and splish splashing in the pond are not what you could call an adventure, and yet there doesn't seem to be much more to do around here. I led a very boring life, certo. Ma guardate che bello! E la cosa straordinaria di questo gioco, lo potete vedere qui, ma vi prego di notarlo anche nelle prossime schermate, è che gli sfondi e tutto quello che è graficamente visivo, il terreno, eccetera, eccetera, non è fatto a tile, a mattonelle, ovvero a quadrati che magari si ripetono, ma sono tutti bitmap, sono tutte immagini composte così. E si vede, si vede. Anche per questo il gioco è enorme e non ci sta sul dischetto, ma vuole una cartuccia. Ed ecco qua i primi nemici. Sotto ci sono le schermate. Quelle mele! Mi servirebbe un po' di energia extra. Il gameplay è molto Ghouls and Goblins. Ghouls and Goblins, che cazzo sto dicendo? Ghouls and Ghosts o Ghosts and Goblins. Ho fatto Ghouls and Goblins perché sono due giochi in uno. Prendo mele. Altra mela. L'entrata della cava. Pipistrelli. Meglio ucciderli prima che mi mordano. Sembra che vengano fuori da quella cava. Caverna. The Bat Cave. Certo. Ah, quegli scrigni. Prego, signor pipistrello. Perché i pipistrelli, se vedete, hanno la faccia da maiale. Perché in effetti sono un po' dei maialini volanti i pipistrelli. Almeno alcuni. Alcune specie. E aprendo questa cassa mi dà un'arma un po' più bellina. Le armi che raccogliamo non sono infinite, per cui. Luke, grazie mille per il ride. Broken Pillars. Siamo qui per grugnire con te. Grazie, Luke. La camera di Hoggoth. Questo è più duretto. Però va giù lo stesso. Guardate che bella questa statua del re maiale. Ma sono il prescelto? Prescelto? No, non lo sei. Hai solo trovato la porta del mio tempio. Deve esserci un'avventura che può essere vissuta. Una quest da fare, giusto? Non c'è nessuna quest, amico mio. Ma non c'è nemmeno uscita, comunque. Quindi ti conviene andare e chiamarla una quest se vuoi. E già che ci sei nella tua strada, potresti provare a trovare gli altri 5 pezzi della statua. Negli anni sono stati rubati e sparsi dai ladri. Riportali al Pig Village per ripristinare gioia e felicità. Va bene, questi sono pezzi di statua. Preso un pezzo di statua, ci dà anche una chiave. Perché gli scrigni senza le chiavi non si aprono. Ah ah! Ciao Morinix, ciao Vint. E qui abbiamo la scelta. Lo scrigno in alto o lo scrigno in basso? Ed è una scelta più ponderata di quello che potreste pensare, perché lo scrigno in alto dà un'arma molto potente, lo scrigno in basso dà un'armatura. Per cui il gioco qui ti fa scegliere tra attacco o difesa. E io scelgo la difesa, perché sono una chiavica a sto gioco e piglio danni come niente, per cui preferisco avere un po' più di armatura.
Bloodbath. Questo è grosso. Ci ho giocato un pochettino, quindi qualcosina la so. Per cui se io rimango qui, il pipistrello si stanca prima di raggiungermi e io posso andare nella camera successiva. Non lo uccido. Non lo uccido perché i mostri respawnano. E dato che l'arma non è infinita, è solo uno spreco. Che belle musiche. Bravi fratelli Hume. Questo aziona quel meccanismo. Questo apre una porta nell'altra stanza e riaziona il meccanismo, così quando si aprirà quella porta lì sopra potrò andare subito. E si è aperta quella porta a destra. Prego, arrivederci. Mela, grazie. La tana del ragno. Does whatever a spider can. Spider pork, certo. Cazzo, l'ho ucciso troppo in là. E niente, lo devo ripicchiare. Lo devo picchiare in modo che muoia sotto quella piattaforma. Ok. Ho aperto quell'altra porta. E ora. Ok, mi è finita l'arma. Come vedete, faccio molto meno male a questi nemici. Però li stunno anche, per cui mi va ancora bene. Posso aprire questo scrigno che ha un'armatura più bella. Molto bene. E un pezzo di statua. E tesori. Tesori. Guardate anche quelle ragnatele nell'angolo in basso a destra, che belle. Le animazioni, tutto. Fantastico, fantastico, tutto fantastico. Ciao Giacomo. Oh no, si è attivato troppo in fretta. Vai via. Ok, possiamo andare in quella stanza qua. Signori ragni, pipistrelli, se volete andarvene a fanculo, grazie. Ok. So che in questo gioco ci sono anche segreti, muri segreti, cose del genere. Ancora non ne ho trovati. Non ho idea di dove. Ah, cazzi, cazzi duri, cazzi. Che male. Vabbè. Ok. Ci siamo. Ok, allora ci sono questa specie di portali. The Butcher. Questa specie di portali che non sono portali, sono muri magici. Ho disattivato quello rosso là in basso. Qui c'è un pochino di. Aia! Aiuto! Ok. Disattivato quello verde che è da questa parte. Disattivato quello giallo. Salve. Che qua. Disattivato quello blu. Aia. Cazzo di pipistrello. E disattivato anche la. Aia! Aia! Madonna.
Madonna, quante ne ho prese. E ok. E ora possiamo andare dal butcher. È giunta l'ora di vendicare i miei fratelli. Come dice là sotto. Innanzitutto andiamo a prendere la chiave e il pezzo di statua. Aia. Aia. Cazzo di pipistrelli che continuano a rigenerarsi. Piano piano va giù, piano piano. Colpo, due forse. Uno. Ale. Devo darmi qualcosa però. Vabbè, andiamo. Mollica! Ciao. L'hai già finito. Aia, aia! Oh no, ho finito l'armatura. Porca pupazza. Ho finito l'armatura. Aia, aia. Devo ancora iniziarlo. Ah. Ok. Ah, slime everywhere. Okay, questo è andato. Oppela, aia, che male. Painter's Guild non conosco. Aia! Che male. Vero che mi dai un'armatura? No, mi dà un'arma. Not good. Ok, qui abbiamo Slime Everywhere di nuovo. E The inscription says: The purple stones will guide your sight. The tree of Boo will prove your might. Aia. Quindi devo accendere tutte. Devo usare tutte cose, insomma. Chiave, grazie. Salve signor slime della palude, che non è una palude, però va bene. Aia. Ho preso un pezzo di statua che c'era qui. Voglio quel. Ah, non so che. Questo. Oh, armatura, grazie, grazie, armatura, sì. Armatura, sì, grazie. Ok. Ho acceso il culo di questo. Asino. Porco. Guardate che bello quel porco che vomita slime lì di fianco. A destra. È bellissimo. Graficamente è spettacolare. Non sono messo benissimo come vita. Ok. Aia. E si è aperto. The Garden Entrance. Devo assicurarmi che quei due soldati non morti rimangano morti. Oh, più armatura, molto bene. E quindi questo è un primo enigma. Ci sta praticamente dicendo che questi due
devono morire allo stesso momento. E infatti si apre tutta la porta. E qui c'è un altro Butcher. Ah, è una pozione di vita lì sotto. Molto bene, grazie. Ciao. Pezzo di statua. E se rimango qua, in teoria... Ciao. Oh, la spada più forte. Molto bene. Andiamo. Zona del boss, qui ci potrei morire facilmente. Devo scalare questo albero maledetto, maledetto albero maledetto. No? Aia. Uccidere questi due. Uno. E due, ok. Mi ha fatto comparire quella pozione là sopra. Aia. Ma pupazza, pupazza, porca pupazza. Aia, che male. Aia. No, no. No, stai buono. Stai a cuccio. Stai. Ok, preso la pozione. Preso la pozione. Nel calderone. A posto. E come vedete, il raggio là sopra se n'è andato e io posso andare su. Oh. Ed eccoci al villaggio. Completata la statua. Ce l'ho fatta. Ho fatto ritornare la prima statua al villaggio. La pace è ripristinata. Quello verde là dietro che... Guardate che è bella anche la città là dietro con... E ha saltato la schermata del caricamento del secondo livello. Porkville sta bruciando! Posso salvare il gattino? Sì, posso salvare il gattino. Molto bene. Aia, aia, aia. Ok, io sono morto qui. Potete ben capire perché. Devo salvare tutti gli abitanti. Vieni a tiro. Ok. Ah, non era solida. Porca puttana. Aiuto. Però stanno giù, ok. Però io ho zero vita praticamente. C'è una pozione che mamma mia se mi serve. Ho salvato il gattino. Ho salvato il gattino! Ok. Armatura, grazie. Pozione. Come ci arrivo? Oh no. Oh no. Ah! Che soldi che fanno sempre bene. Forse devo uccidere tutti questi cosi in fiamme. Ok. Forse se mi getto da qui arrivo alla pozione.
arrivo al tetto e dal tetto arrivo a... Ok. Quante ambientazioni diverse, sì, è bellissimo tutto. Ma signorina con i capelli in fiamme, sì, posso... Ah, qui c'è una scala, ok. Allora, prima di scendere vorrei provare a uccidere anche questi. Che magari succede qualcosa. No, non succede niente. Vabbè, niente allora. Scendiamo. Le fogne. Ancora slime. Porca. Questi sono duri. Prima cosa. Taps. Troviamo i taps. Che non so cosa sia. Sì, pure questi. Credo che siano questi i taps che diceva. Grazie. Qui c'è una pozione, per ora non mi serve. Dobbiamo scendere e scendere. Immagino che questo mi faccia male. Sì. Non posso proprio passare, ok. Quindi i taps servono. Ah, cazzo, si rigenerano questi. Servono a liberare i vari passaggi. Ok. Andiamo un po' qua sotto. Lì è chiuso. Non ci posso andare, ma è chiuso, chiuso, chiuso. Sì, ok. Aia, aia, che male. Ok, però questo flusso qua si è fermato, quindi posso andare di qua. Ah, posso distruggere anche quelli che fanno presa con la manina, che carino. Devo prenderli però. Madonna, quanta vita hanno poi. Faccio prima a schivarlo. Rubinetti, taps. Ci sta. Rubinetti. Goti. Per ora sì. Anche se magari ho un po' di bias, può essere. Ah, cazzo. Dovevo azionare anche quella leva. Dai, proviamo ad andare subito. Ok. Ok, ho levato la leva. Ah, si è aperto là sotto, molto bene. Qui mi ricordavo che c'erano soldi che non mi servono, però. Aia.
Perché di qua è più facile salire, sì, in effetti sì. C'è la pozione libera. Non so se mi conviene già prenderla ora o aspettare dopo. Aspetto. Me ne pentirò, ma aspetto. Che musiche però, signori, che musiche. Aia. Funghetto che mi fa comodo, grazie. E la statua, molto bene. Corri, 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 che cazzo, corri, 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 corri. Ok. Ora posso andare a prendere la pozione. Cosa aveva in più la copia fisica per costare così tanto? Il fatto che fosse fisica, innanzitutto. Che non è su dischetto ma su cartuccia, e le cartucce costano, ok. Aveva in più e la versione fisica di base costa 72 dollari. Poi se vuoi anche il CD fisico con le musiche, e il poster costa 10 dollari in più. Che non è granché. Di qua si va, però anche qua su si va. Non ricordavo. Grazie. Armatura. Comunque 10 dollari in più per CD e cazzi e poster, e si arriva a 82 più spese di spedizione, che sono tra i 12 e i 15 euro, quindi più o meno ai 100 si arriva, poco meno. Ah, il ponte levatoio là sopra. Vediamo se andare subito o... Ah sì, devo andarci per forza. E non ho una chiave, cazzarola. Va bene. No, artbook niente. Però, come hai visto, nella versione digitale c'è il manuale in PDF, che... Buttalo via, insomma. Non è che qua sopra c'è qualcosa, no? Aia. Riaia. Non sono in una posizione intelligibile. Intelligibile. Non sono in una bella posizione, insomma. Salve. Aziona sto coso e scappa, grazie. Ok. È un po' tanto in effetti, eh sì. Sì, ma questo è troppo, Luke. È vero che i costi sono parecchi, però ci sono giochi del genere che costano la metà. E Protovision, che è il publisher della versione fisica, non è famosa per le sue politiche molto accomodanti, ecco. Cioè, io capisco che ci devi guadagnare, però insomma. Oh no, non dir... Ah, ok. Pensavo fosse chiuso, mi sono preso un colpo che magari... invece... Sì, certo, è d'autore e tutto quanto, però...
Oh, sì. Un cannone AU. Il cannone. Nessuna chiave aprirà quella porta. Ma è abbastanza chiaro come dovrei passarci. Sapevo io. Sembrava strano che ce ne fosse più di una in giro. Di palla de cannona. Qui c'è una seconda. Posso passare lo stesso? Non è che mi fai passare. No. E niente, andiamo a trovare la terza, che era di là, vero? Sembra fosse di là. Eccola lì. E si è rigenerato lo stronzo, ovviamente. Tra l'altro la colonna sonora dici. Ok, cazzo, è in CD, per cui ti dà un valore in più. Sì, però nella versione digitale, che comunque vorrei far notare che comprando la versione digitale, quei soldi li stai dando direttamente a Savona. E comunque, ripeto, nella versione digitale c'è comunque la colonna sonora in MP3. Osti. Ah! Non me l'aspettavo! Non me l'aspettavo! Scusate, scusate, vado via, vado via. Cosa sono quelli? Ma passano attraverso i muri, ma non vale! Chiave, grazie. Allora, vado a prendere quello scrigno lì sotto, che se è un'armatura mi fa molto comodo, grazie. Ma si rigenera anche? No, era vita. Era vita. Speriamo che quello là sopra sia un'armatura, allora. Aiuto! 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 Chi è? Chi è? Ed era vita anche questa. Pupazza, pupazza. E quello scrigno lì? No, ho finito l'arma figa. Mi basterà una chiave normale per aprire quello scrigno? Sì. Mi ha dato vita e armatura. Molto bene. Ah, sentilo come arranca. Non ho saltato. Sto qua, eh. Io sto qua. Voi morite. Grazie, grazie. Grazie a tutti, grazie. Oh. Allora, non ho altre chiavi. Metto questo qua facile, bene. Metto qua sotto una chiave. Scusa, questo fungolo lo voglio.
uno scheletro se vuole passare, grazie. Grazie, arrivederci. Un po' di soldi fanno sempre bene, grazie. Diablo? Questo è dove la tua quest finisce, Frank. Non passare mai oltre di me. Ci posso credere, signor Diablo. Aia, aia. Come si muove lei? Grazie. Esagerato. Aia. Oh, l'armatura completa, grazie. Meno male. Almeno un po' di protezione in più c'è. Sì, ma non gli faccio niente. Aia. E prendo la pozione. Se io prendessi... No, non ce la faccio a prendere quello. Ah, ma quello... Salve Diablo, arrivederci Diablo, stia bene Diablo. Se sto qua, giusto. È che ci siamo quasi, aia, 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 aia. No, non puoi metterti lì però, non è corretto. Pezzo di culo. Bravo. Muori. Grazie. Oh, vita sì, grazie. Vita sì. Sì, vita, grazie. E 5. Ok, abbiamo i 5 pezzi della stanza. Ora dobbiamo solo uscire vivi. Aia. Aia. Quante chiavi ho? Uno. Ok, la uso per quell'altra cesta. Per questa qui. Ah, mi ha dato un'arma. Preferivo un'armatura. Che sono sguarnito. Prendilo in faccia! Prendilo in faccia! E non rompere la focaccia. Aia! Vediamo un po'. Qui niente. Ma c'è un altro pezzo di statua? Ma non erano 5 pezzi? Perché c'è il sesto? Vabbè, però c'è vita e soldi. Soldi soprattutto. Cioè, no, vita soprattutto. Iii! A rivedere le stelle. Come? In italiano? Well done, Frank. Hai trovato la seconda statua. King Speck? Ok, riposati un po' e la tua quest è molto lontana dall'essere finita. Arrivedere le stelle. Che bello. E le schermate di caricamento le salta, è un piccolo bug del gioco. Bad Moon Rising. Ah, questa è una citazione. Di nuovo luna piena. Non può essere buono. Bad Moon Rising è una citazione a un ottimo gioco per Commodore 64 che è uscito 2 anni fa ormai. La foresta degli alberi morti. S-
Sarà meglio che non faccia il quarto maialino, il quarto porcellino. Non l'ho presa. Il Commodore sta arrancando. O meglio, l'emulatore sta arrancando. E se arranca l'emulatore, immagino che anche. No, lupo! Che anche il Commodore arrancherebbe. Perché arranca così tanto? Mi chiedo se sia la musica. Ah, lo sapevo che c'era un qualche motivo. I checkpoint si va a capitoli, sì, ma questa versione del gioco è ancora a stadio un po' embrionale, nel senso che a me non li salva. Ero già arrivato al secondo capitolo oggi e non me l'ha salvato, purtroppo. E voglio quella chiave lì però. Cazzarola. Meno che più facile da qui. Pozza. Ciao lupo. Mi chiedo se uccido il lupo mi darà qualche bonus? Schermata sprecata però. Oh, ho preso la chiave, finalmente. Ok. Scusate, ma come avete visto, le chiavi servono di brutto. E speriamo di trovare del cibo perché. Sei arrivato così lontano, ma il tuo viaggio è meno che finito, giovane maiale. Da qui in poi segui la luce e fai attenzione ai suoi colori. Ecco, tieni la luce blu per iniziare la tua via verso l'illuminazione. Luce blu. Quello è un muro, vero? Non è un muro. Sì, vita poca, ma c'è vita nell'universo. Ok. Qui credo mi serva la luce verde, dato che c'è un puntino verde là sopra. Allora, questo troll è duro ma è fattibile. Aia, molto duro, aia. No. Ecco qua, la luce verde, infatti. Salve, signore. Che bello che è lei. Guardi. Ah, ecco cosa succede quando hai la luce giusta.
Non l'avevo notato prima. Meno male che i troll non si rigenerano. E in effetti l'emulatore dice che la CPU sta andando alla metà del suo potenziale. Scusate. Vediamo se riesco a sistemare un po'. Tanto tra poco chiudiamo, però vorrei capire. Machine model. Saprei proprio. No, non ho modo di. Sì, anch'io ho molto sonno, Wish, non ti preoccupare, tra poco, come detto, stacco. Le catacombe. Ah, lì sotto c'è la luce rossa. Ah, Molly. Comunque fammi sapere come ti gira sul mini Commodore, perché sono curioso di capire se. Ok, luce rossa presa, però ci muoio adesso. Sono curioso di capire appunto se gira giusto. Mi fanno un'antichia e muoio. Mi fanno bu e muoio. Mi trasformano in porchetta adesso. Perché in questo momento sono da emulatore e mi sta girando a metà della velocità in cui dovrebbe girare. Sono curioso di vedere su un Commodore vero, però. Ok. Dammi vita, ti prego. Dammi vita, ti prego. Vita, sì. E armatura intera. Molto bene. E questo? Ma questo è un altro scrigno. Che bello che ci sono tanti scrigni di. Oh! Oh, il martello! Il martello! È il potente Mjolnir, il mistico prosciutto. State lontane, creature del male, o assaggerete la mia ira. Il martello, ma mi ha fatto un calcio volante. Che bellezza. Morie. Atta! Atta! Ok. Ho recuperato un pezzo della strada. Però giocarlo così adesso sono al 40%. Di velocità dell'emulazione. Molto male, molto molto male. È un po' complicato giocarlo così. Non è per quello che sto perdendo, eh. Quello sono io che tu morì. Morì.
Speriamo che rilascino qualche patch. Qui posso salire? Sì, molto bene. Ciao uccello della malora. Puoi per piacere beccarti il martello in faccia, grazie. Ok. Come al tuo collega dicevo, puoi beccarti per piacere il martello in faccia anche tu? Il guardiano. Salve, salve signor guardiano. Mi scusi, ma le salto in testa. Cosa guardiana lei? Scusi se ho chiesto. Un altro lupo. Un altro uccello. Sto cercando di andare il più avanti possibile per vedere cosa... Ah, che bello. Che bello tutto. Per vedere cosa c'è, ma è chiaro che non ce la farò a sopravvivere. L'armata dei sette cavalieri. Ma questi si parano anche. Sette cavalieri. Ne vedo solo due di loro. Vabbè, dai. Comunque sono schermate bellissime, non mi stancherò mai di ripeterlo. Oh! Ok. Ok. Bravo. Bravo. Yee! Maledetto. Questa è l'abbazia l'abbazia della morte. Ah, sono morto io. E proprio questa porzione di livello è uguale. Oh. Schermate di game over diverso a seconda del livello in cui sei. Bellissimo. Bellissimo, ragazzi. E sono durato un'ora, incredibile. Stupendo, stupendo. Va bene ragazzi, io vi saluto qua, vi ringrazio per essere passati, noi ci vediamo sabato, sicuramente giocheremo di nuovo a Pig Quest e vi farò vedere altre nuove uscite del Commodore. Ok, e buonanotte a tutti, e buon San Valentino a chi lo festeggia. Ciao ciao.